che ci troviamo qui di fronte a evangelizzatori. Mi veniva in mente un momento fa l'ultima parola di Gesù agli apostoli: andare per il mondo a proclamare il Vangelo. E ciò che continuate a fare voi. Possiamo soltanto ringraziare il Signore per questa vocazione, missione vostra, e pregare affinché sia fecondo questo apostolato. Il Vangelo è la parola di Dio. Ora è stato chiesto di presentare un po' la posizione della Chiesa su questo tema della parola di Dio. Il Concilio Vaticano II, la Costituzione conciliare, dunque Dei Verbum, una delle quattro grandi costituzioni dogmatiche dell'ultimo concilio, rappresenta su questo punto una svolta decisiva. E l'ho sentito, dopo il concilio, diversi studiosi, cito due titoli di articoli di esegeti italiani. L'uno ha detto che il concilio ha proclamato il primato della Bibbia. E un altro, proprio Enzo Bianchi, ha scritto un articolo col titolo La centralità della parola di Dio. Notiamo già la differenza dei due titoli. L'uno dice il primato della Bibbia. La Bibbia è un libro. L'altro, Bianchi, invece di parlare di Bibbia, parla di parola di Dio. Non è del tutto la stessa cosa. Il primo titolo fa pensare a un libro forse qualsiasi, libro della Chiesa, va bene, ma un libro. Invece il secondo titolo dice la parola di Dio. Ora mi pare che si può dire che la novità della Costituzione Dei Verbum del Concilio Vaticano II consiste proprio in questo. E dunque, per comprendere meglio la svolta che rappresenta l'ultimo concilio, per comprendere meglio il cambiamento introdotto con la Dei Verbum col Vaticano II, dobbiamo per qualche minuto fare un passo indietro e sapere cosa era successo prima. Prima dell'ultimo concilio c'è stato, per ciò che spetta alla Bibbia, un'enciclica di Pio XII del 1943, che si chiamava Divino Afflante Spirito, sotto l'ispirazione dello Spirito Divino, titolo dell'enciclica del 1943. Però quell'enciclica stessa veniva alla fine di un lungo periodo di crisi nella Chiesa. Una crisi che è durata mezzo secolo. Dalla prima delle tre grandi encicliche bibliche di Leone XIII, 1893, Providentissimus Deus, fino al 1943, 50 anni, sotto Pio XII, e la grossa crisi del modernismo nella Chiesa. Non è il momento di fare lunghe disquisizioni storiche e teologiche sull'essenza di questa crisi, pensata in Italia a buon aiuto, ma specialmente in Francia, la crisi Courvoisie, il cui migliore contraddittore, se possiamo dire così, colui che ha meglio capito la crisi modernistica, è un filosofo francese, Maurice Blondel. In che cosa consisteva la crisi? La teologia dell'Ottocento era profondamente in crisi, era diventato un sistema di definizioni, in fin dei conti, una specie di razionalismo teologico. Per illustrare il clima di questa mentalità, mi hanno raccontato una volta che all'inizio, in quel periodo ancora, un cardinale di Curia aveva detto: ma la Bibbia, tutte queste storie di strane, a cosa serve? Abbiamo le formule dogmatiche. Abbiamo le 24 tesi di San Tommaso, basta. Tutte quelle storie, tutta la vostra Bibbia, a cosa serve? Dunque l'inutilità della Bibbia in una tale mentalità. Dunque il cristianesimo era ridotto a una specie di apparato scientifico, tecnico, formule, credete questo che è a posto. È uno scheletro. Dunque razionalismo teologico
nella teologia dell'Ottocento, e di fronte a questo Loisy, da giovane sacerdote ancora, ha voluto studiare la Bibbia con un metodo storico, però l'ha fatto con una mentalità puramente storica, storia umana. È crollata la sua fede, è stato scomunicato, eccetera, la grossa crisi modernistica. Allora, nella risposta sua, Blondel si trova l'essenziale del problema e anche della risposta. Il libro si chiama, tradotto anche in italiano, Storia e dogma. Le lacune filosofiche dell'esegesi contemporanea. Dove erano confrontati con due false soluzioni. La domanda che vi pongo all'inizio è la seguente. Come si fa per passare dalla Bibbia, racconto biblico, Vecchio e Nuovo Testamento, al dogma cristiano, storia e dogma? Le due false alternative stanno nei due sostantivi. Possiamo ridurre il cristianesimo a un elenco di formule dogmatiche, dogma, credo un solo Dio, tre persone, una natura, due nature in Cristo e via dicendo, sette sacramenti, il Papa, eccetera. Sì, d'accordo, ma si è ridotto a un formulario astratto, razionale e uno scheletro. D'altra parte, scegliere solo la storia è una storia puramente umana. Ora, queste due false soluzioni le chiama il nostro filosofo Blondel, oppure estrinsecismo, ridurre tutto alle formule che stanno lì sulla lavagna nel libro, oppure storicismo puramente orizzontalistico. Non c'è più la vita profonda della fede in queste due soluzioni. Ora, la vera soluzione, la terza parte di quel libro di Blondel, consiste nel dire dobbiamo rimettere la Bibbia nella grande corrente della tradizione viva della Chiesa. Ritrovare la vita profonda della fede della Chiesa che fa vivere queste formule e che fa vivere anche la parola di Dio che è il libro. Dunque la Bibbia non è solo una parola umana. Vedete, dopo che la crisi modernistica è poi venuto, Pio XII, nel 1943, che ha scritto quella enciclica, dunque Divino Afflante Spiritum, e che ha avuto un doppio risultato, direi, e che un'enciclica che rimane, mi pare, provvidenziale in un certo senso, ma anche profondamente ambigua, che andava superata, sarà poi l'opera del Concilio. Da una parte l'aspetto buono, provvidenziale, dicevo un momento fa, è che il Papa Pio XII ha messo un punto finale alla crisi modernistica, perché di fronte alla sfida di Loisy, dello storicismo biblico, la Bibbia era quasi proibita ai cattolici. È stata una grossa crisi, forse la più grande crisi di questo secolo, della Chiesa. Ora il Papa ha deciso poi di aprire la Bibbia ai cattolici. E un aneddoto recente, l'ho saputo quest'estate, l'estate scorsa in Francia, a Salem, un monaco in ricreazione vi ha raccontato un aneddoto molto interessante, però ancora impreciso un po', che poco prima, verso gli anni 40, il Papa avrebbe chiesto a un filosofo francese, non si sa bene chi, forse Jean Guiteau, vivo ancora sempre, professore, cosa dicono nelle università francesi sull'esegesi cattolica? E lui ha risposto, cosa dicono? Ma niente, non esiste. L'esegesi cattolica deve star zitto, non sa dire. Tutto è pericoloso, stanno zitti, hanno paura, non c'è niente. E di fronte a questa descrizione molto dura per il Papa, avrebbe deciso poi, dobbiamo fare qualche cosa, aprire la Bibbia alla ricerca dei storici cattolici. E così l'enciclica ha avuto il merito di mettere un punto finale, di aprire l'accesso alla Bibbia agli studiosi cattolici. Secondo il metodo storico, e questo è un punto ottimo in certo modo, e ha creato nel mondo cattolico, dopo la quale ha creato il Concilio, una
vent'anni più o meno, un entusiasmo veramente straordinario. Ho vissuto questo in quel tempo lì, ho terminato gli studi a Lirico nel 50, 47 al 50, dunque cominciando l'insegnamento a Romagno per 10 anni, ho vissuto questo entusiasmo, la riscoperta della Bibbia. Finalmente, ecco il titolo del primo dei suoi due articoli che ho citato, Il primato della Bibbia. Però quel titolo è pericoloso. Se dico il primato della Bibbia, siamo noi, gli esegeti, ormai competenti, abbiamo studiato ebraico, greco, fatto scavi, eccetera, eccetera. Siamo noi i padroni della teologia. Noi, specialisti della Bibbia, voi siete più ignoranti. Dico così per modo di dire, no? Dunque vedete il pericolo di biblicismo, di fare della Bibbia un oggetto di studio, senz'altro, però con un metodo puramente scientifico, storico, critico, le lingue, eccetera, eccetera. C'era dunque un equivoco, e viene fuori l'equivoco da un dettaglio molto significativo. Il titolo dell'enciclica, l'ho già citato, dunque Divino Afflante Spiritu, sotto l'influsso dell'ispirazione del Divino Spirito, però dopo questo titolo l'enciclica non dice praticamente più niente dello Spirito. Raccomando molto tutti i mezzi tecnici di oggi, conosciuto le lingue antiche, il mondo antico, il modo di parlare della letteratura antica, ebraica, greca, eccetera, fare, se possibile, dei scavi in Palestina, visitare la Terra Santa, conoscere tutti questi aspetti esteriori della Bibbia. Però molto di più di questo non c'è. E oserei dire, forse un po' imprudente, ma senza che fosse minimamente l'intenzione del Papa, si capisce, che però questo invito ai biblisti cattolici, che per 50 anni sono rimasti zitti, di buttarsi a capofitto nello studio scientifico della Bibbia, ha provocato, senza che fosse minimamente il volere o l'intenzione del Papa, si capisce, ha provocato però una specie di secolarizzazione della Bibbia. È diventato un libro che si studia con mezzi scientifici e molto di più non si diceva. È vero che il Papa raccomandava di cercare il senso spirituale della scrittura, eccetera, di leggere i Santi Padri, però faceva un po' l'impressione di una specie di caramella così per soddisfare la gente pia, ma non era introdotto nel sistema stesso di interpretare la Bibbia. Questo è l'equivoco di cui parlavo. È tanto vero che quando dunque è venuto il concilio c'è stato lì, mi pare, questo lo vorrei mostrare un po' stasera, una svolta importante. E che molti, anche oggi ancora, non sanno in che cosa consiste la novità della Dei Verbum, la Costituzione del Vaticano II, del 65, promulgata, rispetto all'enciclica del 43, 20 anni più o meno. Ora, il cardinale Ratzinger, 3 anni dopo il concilio, se ricordo bene, del 68, ha scritto un articolo, poco conosciuto, ma molto illuminante, in cui poneva questa domanda. Per quale motivo, quando negli anni 60 si preparava il concilio a Roma, la commissione preparatoria, per quale motivo hanno pensato utile, se non necessario, di mettere in cantiere un documento che doveva diventare la Dei Verbum, cioè una Costituzione sulla rivelazione. Perché? Era in crisi l'idea di rivelazione? Non risulta. Allora, perché? Ecco la ragione, una frase del suo articolo, questo è citato qui, questo brano, perché dopo 20 anni, cioè un ventennio dopo l'enciclica, si cominciava a vedere nella Chiesa Cattolica quali problemi teologici vengono posti per la Chiesa dall'uso del metodo storico critico dell'esercizio. Non con l'intenzione di condannarlo, di far cammino indietro, no, però venivano fuori diversi problemi teologici da un uso puramente scientifico della sua scrittura.
Dunque c'era qualcosa che non andava bene. E il compito del Concilio è stato proprio di rimediare questa lacuna, di sopprimere questo equivoco. E dunque la novità, direi, della Dei Verbum rispetto all'enciclica del 43 sta in questo. Come ha detto Sua Eccellenza poco fa, Dei Verbum, le prime due parole dell'enciclica, non indicano, queste due parole, la Bibbia, ma la divina rivelazione. Verbum Dei, parola di Dio, non è la Bibbia, ma la parola di Dio che è più ampia della scrittura. Dio parla, e questa parola viene poi messa per iscritto in un libro, questo sì. Però Dio si rivela in tutto il movimento del popolo di Dio, che è Israele e poi la Chiesa. Dunque il compito della Costituzione era di integrare meglio la Bibbia in quel contesto molto più ampio della divina rivelazione. Si parla della Bibbia nella Costituzione dei Verbum solo dal capitolo terzo in poi. Sono sei capitoli, ma il primo capitolo espone che cos'è la divina rivelazione. Dio ha parlato al suo popolo. E questa rivelazione di Dio nel suo popolo ha un centro, attraverso tutta la storia della salvezza, da Abramo, il padre della fede, tutta la storia di Israele, e sbocca su un uomo individuo che si chiama Gesù. Che lui è il Verbo di Dio incarnato e in lui si concentra tutta la storia sacra. E dunque tutta la lettura dell'Antico e del Nuovo Testamento deve concentrarsi su questo fatto della storia. Un evento storico in cui però Dio stesso parla. Gesù Cristo è il Verbo incarnato, la parola di Dio incarnata in un uomo che si chiama Gesù. Questo dunque è stato il compito del Concilio, vedete, altro che fare solo un lavoro critico storico sul testo biblico. Non negare questo per allargare la visione. Dunque il Verbo situa la scrittura in quell'orizzonte molto più ampio di tutta la storia della rivelazione di Dio all'umanità che si svolge attraverso la storia della salvezza. La creazione che va di Abramo, tutto il popolo santo, l'esodo, il ritorno, il popolo di Dio, i profeti, il Dio sapienziale e finalmente dunque si arriva a Gesù Cristo, il quale però non è la fine dei tempi. Lui crea la Chiesa e poi il messaggio di Cristo è trasmesso attraverso la tradizione cristiana. E noi abbiamo dietro di noi il fatto storico di Gesù Cristo, 2000 anni fa, però la parola sua viene trasmessa poi a tutti i cristiani dal corpo di Cristo che è la Chiesa. Gesù Cristo è al centro e ci accompagna attraverso tutto il cammino del popolo di Dio. Dunque, la novità della Dei Verbum rispetto all'enciclica mi pare sta in questo, che è una costituzione conciliare sulla rivelazione e che bisogna inserire la Bibbia in quel contesto più ampio. Ecco i sei capitoli del Dei Verbum. Primo capitolo, la rivelazione in se stessa. Capitolo secondo, la trasmissione della rivelazione, la tradizione cristiana. Poi il capitolo terzo, la Sacra Scrittura e la sua interpretazione. Dunque la parola di Dio scritto o scritta, però integrata in questa tradizione ecclesiale che viene da Cristo. Poi le due parti, sulle due parti la Bibbia, capitolo quarto l'Antico Testamento, quinto il Nuovo Testamento e il sesto capitolo la Bibbia della Chiesa. Ecco dunque la composizione globale di quella costituzione della Dei Verbum. Vedete un orizzonte molto più ampio che non quella enciclica di Pio XII che raccomandava di studiare scientificamente il testo biblico, però l'orizzonte della rivelazione era quasi assente dell'enciclica. Dunque il contesto largo della costituzione va molto al di là delle tre grandi encicliche bibliche precedenti. Leone XIII, Providentissimus Deus, 1893, Spiritus Paratus, 1920, Benedetto XV, poi la terza, Pio XII, Divino Afflato Spirito.
E adesso penso che è utile fermarci un momento su tre aspetti principali della novità della via del verbo. Li indico prima e poi spiego un pochino. Il primo aspetto è un principio che sta nel capitolo 6 della via del verbo. La Bibbia non è solo parola umana, è la parola di Dio che deve diventare quasi l'anima della teologia e dell'insegnamento cristiano, eccetera. Dunque, e qui prendo il secondo titolo citato all'inizio, la centralità non più della Bibbia come libro, ma della parola di Dio. Se Dio parla a noi, veramente questo messaggio che Dio rimanda a indirizza a noi deve diventare centrale nella teologia. Notate, questo è nuovo. Questa frase, la Sacra Scrittura, che deve essere genuvi anima tossius sacra teologia, quasi l'anima di tutta la teologia, è una frase che risale, hanno fatto studi storici su questo principio, che risale al 1670 più o meno, nel tempo in cui cominciava proprio il razionalismo biblico. Nato con Spinoza, nato poi con grandi filosofi del razionalismo, poi Kant, eccetera, ora diceva all'inizio del secolo precedente, dominava il campo teologico proprio ancora con l'atteggiamento razionalistico. Ridurre la fede cristiana un elenco di formule e poi basta, ma rimane estrinseco all'uomo. Ora, in quel contesto lì, sono gesuiti di Rosagno che hanno fatto quella proposta per la prima volta, poi è stato ripreso più tardi, hanno chiesto a Roma di mettere al centro di tutto la parola di Dio, per farne quasi l'anima della teologia contro il razionalismo. Questo principio è stato ripreso al secolo precedente e poi introdotto già nell'Enciclica del libro XI terzo, ma rimesso pienamente al centro della Bibbia. Dunque, la parola di Dio deve diventare centrale. Questo ormai è un dato ufficiale della Chiesa del Vaticano II. La domanda però è: cosa vuol dire? Qual è il modo di leggere la Scrittura? Può avere come effetto che stimoli da lì dentro la teologia. Se io leggo la Scrittura in maniera puramente filologica, come libro umano, divento uno scheletro. Non è per niente vita della teologia. Al contrario, provoca crisi. E abbiamo tanti esempi del nostro tempo in cui si dice talvolta i biblisti mettono in crisi la fede dei credenti. Perché? Se è il caso, vuol dire che fanno della lettura della Bibbia la lettura di un libro qualsiasi. Questo era il pericolo di cui c'era ancora forse con l'ammonimento di Pio XII. Ridurre la Bibbia a un libro umano, anche se aggiungeva il Papa, sì, leggete i Santi Padri, eccetera, lo Spirito, però il fatto che era ispirata la Bibbia e dunque la parola di Dio non era ancora valutato bene. In quel tempo lì, 43. Non si poteva fare tutto insieme, con un po' di indulgenza, quando si pensa oggi a questi problemi, si può dire così. La Bibbia era rimasta un libro chiuso, la prima tappa era di aprirlo e imparare a leggere, secondo gli schemi antichi. Però la seconda tappa, raggiunta poi nel concilio, era di andare nella profondità di quello spirito. Parola umana, senz'altro. Ma anche parola che rivela il mistero, leggere dunque nello spirito. E dunque questa norma, la Sacra Scrittura come centro dunque la Sacra Scrittura come teologia che sia al centro dello studio della teologia, è possibile solo se l'esegesi stessa, cioè l'interpretazione del testo biblico, se anche quello sia già teologico. Dunque, vedete, leggere il testo biblico solo come un testo letterario, di letteratura antica, come Platone, Aristotele, Dante, cosa so io, non basta.
c'è un elemento che va oltre qualsiasi tipo di letteratura, anche greco, ebraico, eccetera, oltre il testo biblico, c'è un principio divino nel testo biblico. È parola di Dio oltre che parola umana. Ora, quello aspetto forse ha messo molto bene in luce a viverlo rispetto ai testi anteriori. E dunque il compito urgente oggi è di leggere la Bibbia anche a livello teologico e non soltanto filologico. Stando a Sorrento di nuovo, ho scoperto lì un po', in maniera provvidenziale, un po' per caso, un articolo del 68 che era sconosciuto di Maritain. Abbiamo già tradotto in italiano, lo pubblicheremo fra alcuni mesi, con alcuni commenti. Ora, quell'articolo di Maritain è molto significativo, l'ha scritto nel 68, aveva già 80 anni il vecchio Maritain, che adesso è morto da parecchi anni. Il titolo dell'articolo suo era Lo statuto epistemologico dell'esegesi. Cosa vuol dire? Che cosa significa interpretare un testo che pretende di essere parola di Dio? Mezzi umani, la filologia dice, non bastano. Lo studio della Sacra Scrittura deve alzarsi, dice Maritain, deve alzarsi a livello della teologia, deve diventare una sapienza e non soltanto un sapere. Deve essere nutrita la stessa interpretazione della fede. E dunque, siccome la teologia è la fede che cerca di comprendere se stessa, fides quaerens intellectum, ha detto tutta la tradizione, dunque deve essere letta nella fede e cercare di comprendere meglio quel testo che esprime la fede degli autori biblici. Dunque la dimensione teologica dell'esegesi stessa. Se l'esegesi è già lettura teologica sapienziale, credente, allora sì, potrà diventare l'anima di tutta la teologia, anche la dogmatica, la teologia morale, il diritto canonico, eccetera. Tutto deve essere impregnato sulla visione di fede. Questo per l'esegesi. Dunque il primo punto è che la Sacra Scrittura deve essere letta in maniera teologica all'interno della fede e non al di fuori, e così nutrire tutto il lavoro teologico, anche catechetico, eccetera, la predicazione, eccetera, della Sacra Scrittura, della Chiesa. Il secondo punto messo in luce dal Concilio è ciò che era, prima del Concilio, il vecchio problema dell'inerranza. Cioè, si diceva sempre, dal tempo di Galileo in poi, la Bibbia contiene la verità. Non c'è errore nella Bibbia. Ma cosa significa? Non significa che ogni frase della Bibbia è esatta. Sono tanti errori storici della Bibbia. Pensate al tempo, al problema di Galileo, di nuovo molto attuale. Dunque, la verità della Scrittura non vuol dire che non ci sono errori di dettaglio. Ed è una ragione di verità che va riveduta qui. Il Concilio ha lottato durante 4 anni per la revisione di questo testo. Il testo dell'inizio, preconciliare, diceva questo: l'ignoranza assoluta della Sacra Scrittura in qualsiasi materia religiosa o profana. Con un tale principio si ricomincia il processo di Galileo. Se questo fosse vero alla lettera, vorrebbe dire che abbiamo dunque una scienza rivelata, una geografia rivelata, una cosmografia rivelata, una, non so, tutto ciò che si dice le piante, tutto quello sarebbe parola di Dio. È idiota questo. La scienza degli autori biblici era quella del nuovo tempo, non è una scienza rivelata. La rivelazione non consiste a rivelare a noi delle scienze umane, ma il progetto salvifico di Dio nella storia, tutt'altra cosa. E dunque il testo finale del Concilio, dopo diverse rielaborazioni, consiste in questo: che con l'ispirazione divina Dio ha comunicato agli autori umani non delle scienze esatte umane, no, ma la verità di Dio, quella la nostra salvezza, ha voluto dunque comunicare agli autori sacri. La Bibbia contiene la verità salvifica. Cosa vuol dire? La verità della Bibbia significa la rivelazione.
la rivelazione che porta l'uomo alla salvezza. Dunque la verità della scrittura non consiste nell'esattezza delle singole frasi, ma nel fatto che qui viene espresso il progetto di Dio su di noi, il vero mistero salvifico di Dio attraverso una storia umana. La parola veritas, per la verità dunque, si trova in tutta la Bibbia. Accontentiamoci di dare due o tre esempi. Due dell'Antico Testamento e due del Nuovo. Nell'Antico Testamento, il profeta Daniele, che ha le visioni sul mondo celeste, cammina attraverso i sette cieli, vede lì, nella sua visione, un libro chiuso. E domanda all'angelo, che lo guida attraverso il cielo, cos'è questa cosa lì, quel libro chiuso? Questo è il libro della verità. Però il libro è chiuso. Il libro della verità vuol dire il libro in cui Dio ha scritto tutto ciò che lui vuole per gli uomini, un progetto di salvezza. Il libro però, essendo ancora chiuso, deve essere aperto chi è capace di e chi ha il permesso di aprire questo libro. Risponde l'Apocalisse del Nuovo Testamento, un libro chiuso con sette sigilli, e tutti piangono perché rimane chiuso questo libro. Chi avrà il potere di aprirlo? L'agnello sgozzato, Cristo nel mistero pasquale. Lui solo può aprire il libro, cioè rivelare agli uomini qual è il progetto salvifico di Dio su di noi. Il senso della nostra vita, il progetto divino su di noi, lo troviamo in Cristo. L'incarnazione, la croce, la risurrezione. Il mistero di Cristo, figlio di Dio incarnato, apre per noi il senso ultimo della nostra vita, partecipare alla vita di Cristo. Vedete, altra cosa, la verità della Bibbia vuol dire che tutti i testi della Bibbia, dall'Antico al Nuovo Testamento, ci rivelano progressivamente quel progetto divino. L'altro testo della Sapienza, 3:9, libro della Sapienza, un libro sapienziale secondo il primo secolo prima di Cristo, nel quale si legge questo versetto: a giudizio finale ci saranno i buoni e i cattivi, i giusti e i peccatori, e quelli che durante la loro vita hanno messo tutta la loro fiducia in Dio comprenderanno la verità. La verità è dunque il mistero rivelato che verrà messo in piena luce alla fine dei tempi. Ora, nel Nuovo Testamento, Giovanni ci dice che quella verità è Cristo. Il prologo di Giovanni, conoscete questi due versetti famosi, 14 e 17, il Verbo si è fatto carne. È venuto a abitare in mezzo a noi, e noi, i testimoni, abbiamo contemplato la sua gloria, la gloria del Figlio unigenito venuto da presso il Padre, in mezzo a noi, pieno della grazia della verità. Dunque il dono della verità, della rivelazione finale agli uomini, è concentrato in un uomo, Gesù. Perché lui non è soltanto un uomo qualsiasi, come tutti noi, ma lui è il Figlio unigenito venuto da presso il Padre e che si rivela a noi come Figlio unigenito del Padre. La stessa formula, grazia della verità, ritorna poi al versetto 17, dove l'autore Giovanni ci descrive tutta la storia salvifica umana, la linea messianica, la speranza verso la fine dei tempi, e dice per l'Antico Testamento: la legge è stata data per mezzo di Mosè, l'Antico Testamento, il giudaismo vive ancora a quel livello lì, però dopo Mosè, alla fine dei tempi, la pienezza dei tempi, come direbbe Paolo, è venuto poi Gesù Cristo. La legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia della verità è venuta in Gesù Cristo. Dunque per Giovanni, Gesù Cristo chi è? L'uomo della storia, figlio di Maria, l'uomo concreto, Gesù, nel quale però si rivela verticalmente
la rivelazione che viene da Dio, perché lui è persona divina, il Verbo, ma anche l'adempimento della speranza messianica. Tutto il popolo dell'Antico Testamento era proteso verso l'adempimento della loro speranza, nel fatto messianico. E perciò Gesù, cioè Giovanni, è allo stesso tempo Messia e Figlio di Dio. E la conclusione del Vangelo di Giovanni dice questo: queste cose, sul Vangelo, sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Messia e il Figlio di Dio. Questa è la definizione giovanea del mistero di Gesù Cristo, Messia e Figlio di Dio. E più tardi il dogma, come sapete, dirà due nature in Gesù: la natura umana, un vero uomo, un evento umano, però anche un mistero divino che si rivela in quell'uomo, unica persona divina nella natura umana in Gesù Cristo. Dunque, la verità della Bibbia è questo: l'evento storico della rivelazione del trascendente, del mondo divino, di lassù, del mistero, in eventi umani. Leggere il fatto rivelativo in eventi umani, questo vuol dire cogliere la verità della Sacra Scrittura. Ecco dunque il secondo punto, vedete, sul vecchio problema che ha causato tanti traumi, tanti problemi della Chiesa nei tempi moderni, per chi parlare di Galileo, questa falsa problematica ormai è superata. Però non possiamo nemmeno eliminare il fatto che c'è la verità della Scrittura, e dove tutto della Scrittura serve a rivelare il piano salvifico di Dio. Dio ci parla della storia sacra, ci parla della parola di Dio. Però dicevo, dopo Cristo è venuto della Chiesa, e siccome quella parola di Dio è ispirata da Dio, è parola di Dio che sta in tutti questi racconti biblici, un libro unico in cui viene contenuto e sviluppato progressivamente col piano di Dio, c'è un modo di leggere questo testo. La parola di Dio presente nella parola di Dio, però quella parola è ispirata per proprio poter presentare a noi questo piano salvifico, leggere la Bibbia nello Spirito. Questa è la novità del Concilio rispetto al Concilio. Ho detto già all'inizio che sullo Spirito, sull'ispirazione biblica, l'Enciclica Divina Fratelli Spirito aveva poco da dire. Invece il Concilio Vaticano II ci dice, al capitolo 3, numero 12, paragrafo 3, di leggere il testo per sentirle bene qual è. Dovendo la Sacra Scrittura essere letta e interpretata nello stesso spirito nel quale è stata scritta, dunque un principio generale, dobbiamo leggere la Bibbia nello spirito nel quale è stata scritta, una premessa, da lì seguono tre cose, dice il principio. Dobbiamo, primo, tenere conto del contenuto e dell'unità di tutta la Sacra Scrittura. Non è soltanto una profezia, un Vangelo, ma fa un libro unico. E questo è possibile attraverso 10 secoli della storia biblica, perché c'è uno spirito trascendente, lo spirito divino, che unisce questi libri, e fa un libro unico attraverso i 70 o 72 libri dell'Antico e del Nuovo Testamento. Tutti quei libri fanno un solo libro. Dunque, primo principio, dobbiamo tenere conto del contenuto e dell'unità di tutta la Sacra Scrittura. Secondo, dobbiamo, per lo stesso motivo di fondo, che è un libro ispirato, leggere quella Bibbia nella viva tradizione della Chiesa. Dopo il tempo biblico viene il tempo della Chiesa. Ora la Chiesa è guidata dallo Spirito di Dio e ci aiuta a leggere dello stesso Spirito quel testo biblico. E terzo principio, dobbiamo tenere conto dell'analogia della fede. Che vuol dire? Tutto ciò che noi leggiamo nella Scrittura deve formare un grande quadro unico. Tutto viene proposto a noi come un grande progetto salvifico, per noi è il messaggio di Dio a noi. L'armonia di tutta la rivelazione, tutti i doni, tutto ciò che leggiamo nella Scrittura fa sempre più parte di questo progetto divino. Deve la
Dunque, Baltasar ha scritto anni fa un articolo, un libro piuttosto, sull'aspetto sinfonico della verità, una grande sinfonia, un grande concerto, sono tanti strumenti, e tutto fa una bella armonia. Dunque, l'armonia della fede, tutto è il suo posto. Non basta un violino, non basta un flauto, non basta un pianoforte, ogni elemento fa parte di un concerto, che deve essere una grande bella sinfonia, una grande armonia. Dunque tutti i doni, tutto ciò che dice la Bibbia deve sempre concorrere all'unità di questa visione di fede che è la nostra, che è la visione cristiana. Leggere dunque nello Spirito. Questa è la raccomandazione molto netta del Concilio e si può dire, è inutile dire qui anche in pubblico, diverse volte è stato detto già, che abbiamo qui durante il Concilio nel 65 potuto tener conto di un avvenimento di un vescovo orientale, cattolico, però in rete orientale, la Siria, che ha detto al Concilio, direi che questo passo molto bello, perché prima dell'ultima sessione del Concilio questa norma, leggere la Bibbia nello stesso spirito nel quale è stata scritta, non c'era. È un'aggiunta alla quarta sessione del Concilio. Conosciamo tutta la storia di questa aggiunta, per uno degli elementi importanti è stato un discorso fatto da questo vescovo orientale, vedete il suo testo, dunque per un momento leggiamo il testo senza quell'aggiunta che è venuta alla fine, senza l'aggiunta delle parole, dato bisogna leggere la scrittura nello stesso spirito in cui è stata scritta, quello mancava ancora. Ecco il passo del vescovo Monsignor Edelby. Non si può separare la missione dello Spirito Santo dalla missione del Verbo incarnato. Non si può separare Cristo dallo Spirito, in altre parole. E questo è il primo principio teologico di qualsiasi interpretazione della Sacra Scrittura. A Cristo va aggiunto lo Spirito. Cristo ha detto, io sono la verità, ma si parla anche in San Giovanni dello Spirito della verità, che fa comprendere meglio Cristo come verità. Continuava così il vescovo orientale, e non si può dimenticare che oltre alle scienze ausiliari di ogni genere, tutto lo strumentario scientifico della Bibbia, non basta, oltre a questo, il fine ultimo dell'esegesi cristiana, della interpretazione cristiana della Sacra Scrittura, è che cosa? La comprensione spirituale della Sacra Scrittura alla luce di Cristo risuscitato. Questo discorso, ho citato solo due brani, i credi, ma il discorso più lungo si capisce, ha avuto un grande effetto e attraverso diverse richieste, diverse eccetera, è stato introdotto nel Concilio. Adesso fa parte del testo concilio. Dunque, leggere la Scrittura. Secondo le norme del Concilio possiamo compendiare, possiamo andare verso la conclusione, per lasciare anche del tempo alle domande, sicuramente. Quindi, definitivamente si può dire questo. La svolta conciliare consiste in questo, che il Concilio ha chiesto di avere sulla Bibbia una visione teologica spirituale. La Bibbia è rivelazione del piano di Dio salvifico. E dove va letto il testo biblico? Come un testo che mi propone la verità rivelata. Tutto il principio del piano di Dio salvifico. Perciò la Bibbia può essere chiamata, anche come Daniele lo diceva, il libro della verità. Non che non contenga nessun errore storico, sono piccoli errori storici, non importa molto, però l'insieme della Bibbia propone a noi il progetto salvifico di Dio rivelato. Questa è la verità biblica. Ma è ispirata la Bibbia per fare un grande libro unico, perciò va letta anche nella luce dello spirito e della verità. Si deve cercare lo spirito nella lettera. Una lettura non soltanto storica degli uomini che sono gli autori biblici, anche quello, ma oltre questo trovare lo spirito profondo di questi testi di uomini che sono gli autori biblici. E così troveremo anche noi stessi il principio teologico di leggere la Scrittura. E concludo con un'ultima osservazione. Siamo ormai più di 25 anni dopo il Vaticano II.
La domanda che si può porre è la seguente: se questo concilio è veramente già stato recepito e diventato attivo nel modo di riflettere e di pensare tra noi cristiani, per ciò che concerne la divina il verbo, la Costituzione sulla divina rivelazione, io direi purtroppo no. Si direbbe che molti autori del nostro mondo cattolico non sanno ancora la verità che porta la divina verbo. Nel clima generale degli studi biblici contemporanei, l'ho detto qui in maniera un po' cattiva forse, molti biblisti sembrano stare nell'eufonia primaverile degli anni 45. Hanno ascoltato la Bibbia, ma non siamo più nel 45, ma nel 92. Sono passati quasi 50 anni. Ora, quando si dà una visione d'insieme sulla Bibbia della Chiesa Cattolica da 100 anni, credo che si possa dire che sono tre grandi periodi. Il primo periodo, mezzo secolo, fino al 43, tempo del modernismo. La caccia alle streghe, la crisi profonda, le denunce a Roma, eccetera. Così, con aiuti in Italia e tanti altri casi. La Bibbia è un libro proibito, si usava appena toccarlo. Il secondo periodo comincia con l'encirca di Pio XII, che ha liberato dunque la via d'accesso alla scrittura, però con la frenesia di ricerche scientifiche, che era un bene, ma un equivoco, ho detto. E forse è stato l'inizio di una lettura troppo esclusivamente scientifica della Sacra Scrittura, in questa durata del tempo. Forse ha l'impressione che molti biblisti stanno ancora lì, e con un po' di cattiveria si potrebbe dire, 25 anni dopo il concilio, molti biblisti purtroppo sono ancora preconciliari. Nel senso che non hanno ancora capito che c'è una verità, quel concilio, con un po' di cattiveria ancora si potrebbe quasi dire, fanno ancora loro crisi di povertà, un po' giovanotti ancora, un po' di esercizio. Non sanno che il concilio ha fatto un passo avanti in senso decisivo, e dunque come avere meglio la novità della svolta conciliare è urgente di oggi. E dunque si apre col concilio, direi, un terzo periodo. Non più la crisi modernistica, non più la ricerca soltanto scientifica della Sacra Scrittura, come hanno fatto per 20 anni, dal 45 al 65, ma adesso fare anche scientifico questo discorso, però in un discorso che sia ecclesiale, che sia scienza sì, ma scienza ispirata dalla fede. Nel titolo dei due articoli di questo libro sta la formula scienza della fede, che viene dal latino. Dunque il lavoro scientifico sì, ma all'interno della fede e non al di fuori o al di sopra o al di sotto della fede. La fede deve ispirare oggi tutto il lavoro della ricerca biblica della Chiesa. È un augurio per i prossimi anni, però è un immenso programma ancora in buona parte da realizzare. Speriamo che tutti voi evangelizzatori collaborerete a realizzare pezzo per pezzo, un posto dopo l'altro, questo lungo, immenso, ma esaltante programma della ricerca. Se invece vuol dire leggere lo scritto di allora, sintonizzarsi con
preghiera a Dio e quindi cercare di fare la professione di fede che aveva provocato scritto rischia di essere di diventare un soggettivismo di lettura, no? Cioè io capisco quello che Dio mi ispira, però ora c'è più teologia, c'è più possibilità di condividere. Quindi che cosa significa poi realmente leggere con lo stesso spirito con cui è stato scritto? Una buona domanda, complimenti. Ma dunque, sempre sull'argomento, riprendendo allora, il punto, no? Lei ha presentato, se ho colto bene, tre momenti. Il momento prima della Divina Fonte Spiritu, poi questo tempo mezzo fino al Concilio e il dopo Concilio. Modernismo, lettura storico-critica, lettura spirituale. Diceva anche che... Non esclusiva però. Ecco, appunto volevo chiedere di chiarire meglio il rapporto che esiste tra lettura storico-critica e lettura spirituale. Non c'è il rischio per la gente di saltare una tappa, di passare da una lettura, o meglio, da un non approccio con la Bibbia dell'epoca precedente ad una lettura spirituale che però diventa appunto soggettivismo. Spiritualità. Lo spirito che dice nel mio intimo a me, ma che garantia mi sia lo spirito di Dio a parlarmi e non semplicemente il mio soggettivismo a parlarmi. Che rapporto tra lettura storico-critica e lettura spirituale, per capire che la lettura spirituale è un andare oltre, ma non un abbandonare, non un dimenticare il passo intermedio storico-critico. Prima cosa, penso aver detto, anzi forse due volte stasera, che con la svolta conciliare ho ripreso la parola di Ratzinger nell'articolo del 68, non era per annullare il metodo della seconda tappa, no? Non andare indietro o condannare quel metodo storico qui, no? Però completare, andare più avanti, completare, in che senso? E dunque non è soggettivismo perché è allargare la visuale e aggiungere un complemento essenziale che mancava un po' nella seconda tappa. E spiego meglio. Prima di tutto, e questa è la domanda che viene da lassù, laggiù, nello stesso spirito in cui è stata scritta, attenzione, questo spirito qual è? Si scrive con la maiuscola o la minuscola? Alcuni leggono con la minuscola, allora devo fare a me studiare molto, conoscere la mentalità di Isaia, di Giovanni, di Paolo, richiede molti studi storici. E quello è il senso? No. Lo spirito non è lo spirito umano del tempo di Isaia, di Abramo, chi so io, no. È lo spirito di Dio che è sovrastorico. E dunque devo avere un atteggiamento di credente per leggere la Bibbia, non tanto di conoscenza delle culture antiche. Questo può essere utile a livello umano, però non è l'essenziale. Ora aggiungo, per evitare il pericolo che tutti e due avete notato bene, se allora lo spirito dire nel mio intimismo prego e ascolto, no, perché vengono date dal Concilio tre norme oggettive, almeno le due prime molto chiaramente oggettive, e ripeto, stando fermo il principio che la scrittura deve essere letta e interpretata nello stesso spirito nel quale, maiuscola, no? Nel quale è stata scritta, stando fermo a questo principio, si devono fare dunque tre cose oggettive. La prima, tener conto dell'unità e dei contenuti di tutta la scrittura. Non è il mio ottimismo questo. Leggere qualunque pezzo biblico all'interno della Bibbia intera, questo posso controllare, leggere, cercare di allargare la visuale, non il testo. Se Gesù è solo un uomo, mi interessa poco. Però se l'avvertimento della speranza messianica attraverso i salmi, le profezie, eccetera, appare il progetto divino in quell'uomo, si allarga la comprensione mia di Cristo, l'uomo Gesù. Dunque, il contenuto di tutta la scrittura e quello contenuto con tutta la tradizione ecclesiale non è il mio intimismo, è un fatto oggettivo. Come il popolo di Dio ha letto i testi dei profeti e come la Chiesa ha letto il testo di tutta la Bibbia. Si aggiunge poi la teologia della fede, questo è soggettivo, è vero, ma non soggettivismo. Devo aprire me stesso a quella lettura che mi viene proposta dalla tradizione della Chiesa.
Dunque, elemento soggettivo sì, nel senso che devo essere un credente. Uno quando non è credente non capisce niente a queste storie. Do un esempio stupidissimo. Pensiamo un momentino di sapere niente del mistero di Cristo e di leggere dell'Oce di Cana, Giovanni 2. Un laico potrebbe dire, una bella storia, fabbricatore di vino, mamma mia, vino di primissima qualità. Forse c'era un gran albergo vicino per vendere questo vino. E il senso dell'Oce di Cana questo? Non direi. Vedete, quando non c'è l'occhio del credente che legge un progetto di Dio sull'uomo Gesù che fa qui il miracolo di Cana e rivela, se si rivela in questo matrimonio di Cana con la donna di vino, l'unico dello sposo messianico, qui comincia la nuova alleanza, tutt'altro modo di leggere il testo. Richiede analisi del testo. Perché attraverso il simbolismo del vino, dello sposo, eccetera, io colgo il mistero di Cristo. È oggettivo questo. Però se io non ho la fede, non capisco nulla, penso a un fabbrica di vino. E posso così ridicolizzare qualsiasi testo se non c'è l'apertura della fede in me. Ma il dato oggettivo sta nell'unità della Bibbia e la continuità della tradizione. Vedete, è molto diverso dal soggettivismo. E non è nemmeno soltanto un fatto storico esteriore, dove non si rivela niente. Giuliano Magno ha scritto una volta una frase splendida: il lettore cristiano che legge la Bibbia legge un evento biblico, un racconto qualsiasi della storia, deve alzarsi dalla storia al mistero, all'historia in mysterium surgit. Bellissimo testo di Giuliano Magno, parlando di un evento del ciclo di Giacobbe e Esaù. Ma cosa significa questa storia? Per comprenderla bisogna alzarsi dal livello dell'evento storico raccontato lì, nel ciclo di Abramo. Questo prende un senso nel mistero di tutta la Bibbia, in una prospettiva verso il messianismo. Là prende un evento. Il sacrificio di Isacco, da un bambù che vuole uccidere il suo figlio, ma orribile questo, barbaro, e non è. Però se una tappa di purificazione della fede diventa un'altra cosa. E sapete che dunque il sacrificio di Isacco, Genesi 22, diventa prefigurazione quello di Cristo. Dunque questi eventi singoli, che nella loro singolarità lì, in quel posto lì, sembrano talvolta incomprensibili, scandalosi talvolta, prendono senso della globalità della scrittura, per la purificazione progressiva della fede del popolo di Dio. Dunque, non so se ho risposto, vedete, non è soggettivismo, ma ci vuole la soggettività della fede. Se io non sono credente, non ci capisco nulla. Davo un esempio ancora su Cana, mi è molto divertito questo, è un po' una battuta, se volete. Ho parlato del modernismo. Nel commentario a San Giovanni del 1903, Loisy, che ha scritto un grande commentario, però modernistico, ma su Giovanni, ma lui aveva molto bene il senso del simbolismo. E lui, divertito, racconta che ha trovato in quel tempo lì un commentario tedesco, non dà il nome, dunque non sappiamo chi è. E quel tedesco, metodo rigoroso, scientifico, dice, ma Gesù è venuto lì, era già iniziata la festa, prova tutto il vino previsto per il grande matrimonio alla campagna, era già bevuto. Gesù arriva in ritardo, deve constatare l'imbarazzo di quella famiglia, non c'è più vino, poi facciamo, c'è una brutta figura qui, ci penso io. E ha aggiunto, per la misura moderna sarebbe più o meno 500 litri di vino di prima qualità. E il tedesco continua a dire così, però gente che ha già bevuto tutta la provvigione di vino, e fanno bene ancora 500 litri di buon vino in più, ma che risultato è? Era molto imprudente Gesù di fare una roba così. E lui continua dicendo così, ma questi 500 litri, supponiamo, non lo so, che ci fossero lì 100 persone, 5 litri a persona di vino di prima qualità per gente già un po' brilla. Pensate al risultato. È buona esegesi questo? Il Loisy cita questo come esempio stupido e dico, vedete le domande che pone quel tedesco lì? Cosa dire per noi?
Se noi avessimo chiesto questa cosa a Sant'Ireneo, un'ipotesi mia, dice quasi sempre, io penso che Ireneo avrebbe detto di una domanda, hanno ancora dei dubbi, tutto quel vino in più, dopo 3 giorni di buona festa, io penso, dice quasi, che Ireneo avrebbe risposto, ma no, noi ne beviamo ancora sempre di quel vino lì. Non li bottigliamo, ma del mistero liberato lì, ah sì, questo va bene. Si fa più un salto di qualità, capisci? Dunque il vino di Cana non dobbiamo dire che non è accaduto, no, ma è nato come un grande simbolo della gioia messianica, l'avvertimento Gesù diventa lo sposo delle nozze messianiche, e di quel vino noi beviamo per sempre, lo celebriamo nella liturgia, eccetera. Un salto di qualità dal fatto puramente storico al simbolo, dal fatto al significato. Questa è la grande ricchezza di oggi. Chiaramente non fare della Bibbia un libro puramente umano, vuol dire di la rivelazione del mistero che si è fatto nella storia, che però rimane presente e Dio si rivolge attraverso questo racconto di fatti passati, tempo di Gesù, poi l'Antico Testamento, diventa una parola attuale per noi. Baltasar ha scritto poco prima della sua morte un commento lezionario col titolo Dio ci parla a noi oggi. Una parola antica, tempo biblico, rimane attuale nella proclamazione, nel lezionario, eccetera, della Chiesa e diventa un messaggio per ciascun di noi. E dunque noi dobbiamo quella parola umana, di Isaia, di Paolo, di Giovanni, tutti quanti, cogliere lì una parola di Dio a me. E dunque il mistero rivelato una volta nella storia si ripete nella vita della comunità cristiana e in ciascuno di noi. È un'idea dei diversi mistici, che cioè è di tutta una liturgia della Chiesa. Ogni anno celebriamo il ciclo liturgico. Riflettete un po' al fatto liturgico, tutti conosciamo bene, diverse volte nel corso dell'anno liturgico la Chiesa ci fa dire oggi. All'Epifania, per esempio, dunque, oggi i re magi sono venuti al presepe. Oggi Gesù è stato battezzato nel Giordano. Oggi l'acqua di Cana è stata trasformata in buon vino. Oggi, dov'è questo vino? Vuol dire, dunque, che il senso profondo di quell'evento storico, in questi tre momenti dell'Epifania, i magi, il battesimo, le nozze di Cana sono tre momenti della rivelazione, della manifestazione del mistero di Cristo. Questo si ripete nella celebrazione liturgica, perciò dice la Chiesa oggi. Mi ricordo aver letto un poeta tedesco convertito al cristianesimo, dal protestantesimo, Angelus Silesius, di cui hanno pubblicato 2 o 3 anni fa una versione, un'ottima edizione italiana, versione italiana. Purtroppo
non è con le rime, allora perde il suo valore poetico. Ho cercato io stesso di un mistero di Natale proprio, di fare una specie di versione più poetica, e dice così, due versi tedeschi tradotti in italiano, su Betlemme, l'incarnazione. Sentite, se Cristo 1000 volte in Betlemme fosse nato e non in te, sei in eterno condannato, nato condannato, la rima un po' di me, no? Ripeto, se Cristo 1000 volte fosse nato in Betlemme, dico due, l'asino, eccetera, ma non in te, cristiano, che celebri il mistero della Chiesa, sei in eterno condannato, non hai potuto tirare profitto dell'incarnazione. Cioè, il mistero dell'incarnazione deve ripetersi in noi, deve tutti ripetere l'incarnazione, Dio, scusate, Cristo deve nascere in noi. E alcuni padri di legge dicono, siccome Cristo è stato concepito e partorito da una donna, che si chiama Maria, che diventa il nome per tutti, tutti noi dobbiamo diventare Maria, dicono alcuni padri della Chiesa. Cioè dobbiamo anche noi formare Cristo in noi, testo di Paolo, dove Cristo formator in noi. Dunque dobbiamo far maturare Cristo in noi. Con Maria l'ha fatto maturare nel proprio grembo e poi l'ha dato il nome. Dunque dobbiamo formare Cristo in noi, naturalizzazione. Ha dato il potere, lui il figlio di Dio incarnato, di diventare tutti quanti figli di Dio. Figli nel figlio con la grande terra. Vedete naturalizzazione ecclesiale di questi grandi misteri della storia della salvezza. Questa è la vita della Chiesa. Lei nell'articolo che ha scritto, nel saggio, c'è un accenno all'ecumenismo, no? C'è un punto, in cui dice che questo cammino ha un valore ecumenico, non so citare la pagina. Perché dico questo? Anzitutto perché noi ci troviamo qui in una zona singolare, ecco, che è quella di Pinerolo, del Pinerolese, dove accanto alla comunità cattolica ci sono le comunità valdesi, e qui sono 15.000 i valdesi in questa zona. Primo fatto. Secondo fatto, i valdesi sono il popolo della Bibbia, come loro si autodefiniscono. Ah sì, si chiama così? Il popolo della Bibbia, perché loro, c'è un fatto storico che se noi andiamo a Roma, io sono andato alla facoltà di teologia dei Valdesi, in piazza Cavour, conservano la Bibbia dell'Olivetano. La Bibbia dell'Olivetano è la prima traduzione che i Valdesi hanno fatto fare, pagato di loro tasca, e che hanno portato a piedi, valicando le Alpi, e l'hanno portata. È un fatto... Che te possiamo dire? Siamo nel 1500. Ah. Perché quando i Valdesi nel 1532 hanno aderito nel sinodo del 1532 qui in una zona vicino a Pinerolo chiamata nella Valcellice, che si chiama Cianforan, hanno aderito alla riforma di Calvino, la prima cosa che hanno fatto è la traduzione della Bibbia, perché la Bibbia anteriormente a questo, la Bibbia era il libro che loro studiavano, non sapevano altro se non la Bibbia. I vecchi pastori, che allora si chiamavano i Barba, e che erano celibi prima di questa riforma del 1532, studiavano la Bibbia a memoria. E nel loro seminario, avevano un seminario di cui rimangono dei ruderi, ecco, che si chiama Culès de Bar, studiavano a memoria il sermone della montagna, il discorso della montagna di San Matteo, era per loro l'elemento fondamentale di comunicazione, di predicazione, ecco, della Bibbia. La Bibbia è sempre stata in auge, diciamo così, tra i protestanti, no? Certo. E per noi qui nel popolo valdese. Un altro fatto che a me sembra
per quello che riguarda lo studio storico-critico della Bibbia, ormai differenze, no? Tra i cattolici e i protestanti sono pochi. No? Dice proprio Ratzinger nel suo articolo, in questo libro, no? Dice nella prima parte dell'articolo, dove fa una descrizione della situazione di oggi, dice siamo arrivati a tal punto che oggi a livello scientifico, non dico libri così di devozione per la parrocchia eccetera, ma a livello delle facoltà, che praticamente tra un commentario cattolico e un protestante si vede poca differenza. È vero, qualche differenza c'è di qua e di là, però fondamentalmente si può dire che non c'è. E che cosa consiste? Che il commentario scientifico moderno in genere non tiene conto della tradizione ecclesiale. È solo scrittura protestante. Naturalmente un cattolico ha un po' di vecchia dogmatica in testa ancora e traspare un pochino, che un cattolico parla, però non osano quasi dirlo. E dunque lo dice anche Ratzinger, ha ragione. Ecco, ma questo, quello che lei ha detto, nell'ambiente protestante, nelle comunità protestanti, cammina, si fa strada questa lettura spirituale della Bibbia. Nella loro lettura? No. No. No? Ma ci sono degli esempi in cui si fa insieme, o si può fare insieme, questa lettura spirituale della Bibbia. Perché allora, facendo insieme questa lettura spirituale della Bibbia, è un cammino ecumenico di riconciliazione di grandissimo valore. Certo, d'accordo, però si fa con fatica, credo. Dare un esempio a cui ho partecipato io stesso. Quando il Papa attuale ha proclamato l'anno mariano, vi ricordate in che anno era? 88. 88. A Roma, piazza Cavour non è molto distante da piazza San Pietro. Tutti sapete questo, no? È vicino. Ora i valdesi di Roma sono stati molto seccati, possiamo dirlo così, dell'anno mariano. E in quel tempo lì tornavo a Roma in treno e per caso da un confratello redentorista ho avuto in mano un programma della facoltà valdese, titolo del convegno di due giorni: i valdesi d'Italia rispondono alla sfida dell'anno mariano. Simpatico, no? Non hanno mandato il programma biblico, ma avendolo conosciuto, ho detto, è una cosa pubblica, si può andare. E sono andato. Però rispondere alla sfida dell'anno mariano in un ambiente in grande maggioranza valdese, protestante, alcuni cattolici c'erano, non era facile in tale ambiente. Ho preso due volte la parola. Ora, ho detto così. Capisco benissimo per voi valdesi proclamare un anno mariano sia una seccatura. Però se vogliamo fare un dialogo ecumenico, proponiamo noi cattolici di provvisoriamente non tener conto della tradizione dogmatica dei cattolici. Leggiamo insieme la scrittura, però leggiamola sul serio, con tutto ciò che sta detto lì. Ora, poco prima, abbiamo fatto un lungo studio sulla parola di San Luca, Vangelo di Luca, scrittura, no? Grazia plena. E ho detto, come mai nei commentari protestanti su questa frase di San Luca, del Vangelo, uno dei quattro evangelisti, viene omessa, trascurata dal regime protestante? Perché? Leggiamolo insieme. Una sfida dell'anno mariano a voi. E dunque, vedete, è un fatto, un caso veramente molto interessante vedere come loro, i protestanti, legano i testi di cui si sono impadroniti i cattolici, cioè i testi su Maria, i sacramenti, eccetera. Dico, beh, provvisoriamente lasciamo da parte il dogma. Questo, per un dialogo ecumenico, è cortesia nostra. Però leggiamo seriamente la scrittura. Come mai questi testi sono trascurati
nei commentari protestanti. Perché? Perché contraddicono due posizioni protestanti fondamentali: la mediazione di Maria e la purificazione cristiana, la mistica cristiana. Dunque leggiamo insieme la scrittura. E ha promesso dunque uno dei professori lì che farebbe uno studio, dico, sarebbe, facciamo un dialogo pubblico sulla rivista protestantesimo, ma aspetto ancora sempre. Dunque vedete, il dialogo non è facile, perché sono dei preconcetti che sono per loro un ostacolo a affrontare cose che stanno nella scrittura, ma il contrario è ugualmente vero. Dobbiamo anche noi cattolici lasciarci interpellare dalle richieste protestanti. Ho terminato proprio questi giorni due libri che ho scoperto un po' per caso, di un autore calvinista svizzero, scritto in francese, e l'ho scoperto perché alla Gregoriana è stata acquistata la seconda edizione di pochi anni fa, non lo conoscevo, l'ho preso e abbiamo il secondo libro e li ho letti gli ultimi tempi. Il primo libro, lui vuole nel dialogo ecumenico fare uno studio storico sulla Bibbia nel mondo cattolico, e si chiama il primo libro La Controriforma Cattolica davanti alla Bibbia. E il secondo libro, che ho terminato proprio questi giorni, La Bibbia nella vita cattolica nella Controriforma dei cattolici. Come questi cattolici leggono la scrittura. Si impara molto, e talvolta siamo un po' confusi, che la parola di Dio non ha dominato il campo nella Controriforma. C'è stato un bel periodo, al tempo del 1500 fino all'inizio del 1600, ma poi il fiorire di tutte le devozioni vi mostra a che quali deviazioni talvolta si arriva quando non si tiene conto della riservatezza della Sacra Scrittura. La parola di Dio deve diventare anche nelle devozioni cristiane normativa, e non lo è ancora. E questo autore, ho un libro nella mia camera qui, di sopra, dunque dà tre o quattro esempi. Le devozioni moderne, devozione al cuore di Cristo, devozione alla Madonna, l'ultimo capitolo del libro, l'apoteosi della Vergine. Una visione di un'apoteosi della Vergine. Ma il culto mariano, prima del Vaticano II, dalla Riforma in poi, non ha conosciuto degli eccessi? E proprio questo fatto è stato, come direi, l'elemento traumatizzante al Concilio Vaticano II. Questo è molto interessante studiare questo, no? Il cardinale Ratzinger nel suo libretto su Maria, ha fatto due libretti, l'uno da solo, l'altro con Balthasar, dice, quando al Concilio Vaticano II è stata posta la domanda, ma su Maria cosa dirà il Concilio? Dobbiamo fare un documento speciale su Maria, sì o no? L'alternativa era oppure un documento separato, oppure integrare la mariologia nella ecclesiologia. Ora è stato un momento traumatizzante. Molti vescovi hanno pensato, se continuiamo come prima, un documento su Maria, uno di più. Allora potrebbero dire i valdesi, facciamo un'altra seduta, la sfida del Vaticano II. Capite? Altri invece hanno detto, se scegliamo un'altra alternativa, vuol dire ci siamo sbagliati e creiamo una crisi della mariologia. E non era così illusorio. E hanno messo alle voci. La soluzione è stata scelta con una maggioranza di 30 voti su più di 2.000 votanti. E Ratzinger, che cita questo fatto, e ho sentito dire, quando hanno reso pubblico il risultato del voto, alcuni vescovi hanno pianto. Noi mettiamo qui, facciamo qui il punto di partenza di una grossa crisi della mariologia cattolica. E difatti c'è stata una grossa crisi che ha durato 10-15 anni. Hanno tolto le statue di Maria nelle chiese, troppo. Di Maria non cansati, si diceva qui, di Maria mai abbastanza.
Beh sì, ma pieno di Dio, no? C'è stato un eccesso un po' disordinato, una mariologia troppo ispirata dalla teologia razionalistica del secolo passato, tutto quello bisogna tenerne conto, e dunque il ritorno alla scrittura può essere prezioso. Perché per deviazioni di certe devozioni troppo individualistiche che ci sono state. Una volta mi hanno raccontato, chiedevano anni fa, no? A un uomo di cultura, un avvocato cattolico a Roma, ma lei conosce un po' la dottrina cristiana della Trinità, quante persone sono in Dio? In Dio quante persone? Ma non so, quattro mi pare, no? C'è Dio Padre, poi Dio Figlio, poi c'è la Madonna e lo Spirito Santo. Una persona divina, boh, perché no? Vedete che razza di esagerazioni si poteva arrivare in quel tempo lì, non importa. E alcuni testi sembravano divinizzare Maria. Dunque, integrare Maria nel dogma cristiano in maniera equilibrata lo fa la scrittura e lo fa la tradizione post-conciliare adesso, no? È molto bello, dunque, che la scrittura se stessa sia normativa per la teologia cattolica, anche per le devozioni cattoliche. Dunque, vedete, il ritorno alla scrittura è proficuo, veramente un progresso, anche come norma di prudenza. E per cui il dialogo con i protestanti è veramente molto utile, credo. Però allora vedere di nuovo tutta la profondità del testo biblico. Questa frase, io ho fatto un lungo studio su questa frase, su questa parola unica del racconto di Luca, no? Chaeric chaeritomene, ave gratia plena. Cosa vuol dire grazia plena? Questo è il latino, ora è l'italiano. In greco c'è un verbo perfetto passivo, che chaeritomene, che si cita spesso anche oggi nella lingua moderna, no? Fare tutto uno studio di quella parola filologico prima e poi la ripresa nella Chiesa è molto ricco. Questo è legge dello Spirito, la profondità dello Spirito, del messaggio divino attraverso una parola umana. Anzi, qui, da un piccolo dettaglio, là si vede l'influsso della fede sul testo, dell'ispirazione sul racconto di un uomo che è l'Evangelista Luca in questo caso. Dunque la ricerca che ho voluto fare, che charitomene, un perfetto greco passivo del verbo charito o della radice charis, tutti sapete, charis è grazia, in latino. Allora, charito è il verbo costruito sulla parola grazia. La domanda è se questo verbo esisteva già in greco prima di Luca. Abbiamo solo due testi, l'Antico Testamento. E si parla lì, nell'Ecclesiastico capitolo 18, mi pare, un consiglio morale, e si dice lì, si parla di una donna graziosa, charigynae te charitomene, un consiglio di prudenza, non fissare troppo a lungo lo sguardo su una donna graziosa. Va bene. La domanda è, quando l'angelo dice a Maria che charitomene, se lui è venuto dal cielo per dire a Maria sei graziosa, sai? È stupido, no? E così l'ha capito Lutero e Erasmo, ave graziosa. Niente contrario che Maria fosse graziosa. La domanda è che una filologia riletta nello spirito. La parola che charitomene può significare per una donna graziosa, in questo caso. Però, cosa è successo qui? Il testo, il suo senso profano, una donna graziosa, un uomo gentile, cortese e ben educato, va bene, è riletto alla luce della rivelazione. E qui la grazia di cui si tratta non è la graziosità di Maria, ma il fatto che è stata trasformata dalla grazia di Dio. Dalla grazia umana si passa alla grazia divina. Maria diventa serva ancilla Domini, strumento per trasmettere la rivelazione, la grazia di Dio. Dunque la parola cambia di significato attraverso la fede. Questo leggere quella parola nello Spirito. Vedete? Sono tanti esempi che si possono portare, si vede, questo mi ha capito molto nell'articolo centrale di questo libro, la conferenza che ho fatto due anni fa, come congedo accademico,
che la fede degli autori biblici, gli evangelisti sono credenti, no? Non soltanto usano fonti pre-cristiane, pagane o giudaiche, però il linguaggio che loro usano, che è un linguaggio umano, viene trasformato dalla loro fede. Dal livello umano si aprono all'accoglienza di un messaggio divino e questo trasforma la lingua. Dunque la lingua è penetrata, plasmata dallo spirito. Tirare, fare buon esegesi vuol dire tirare fuori lo spirito dalla meta. Basta dentro. Non è fantasia mia. Lo spirito è permeato, trasformato, penetrato, plasmato dallo Spirito di Dio. Il messaggio divino sta in quelle lettere umane che sono i Vangeli, la Bibbia. E l'esegesi dello Spirito vuol dire tirare fuori lo spirito profondo della lettera, quello è il senso profondo di quel messaggio. E per il padre Lagrange sì. È dovuto scrivere la testimonianza per il processo. È vero? Ma sapete che il processo di beatificazione di Padre Lagrange a livello diocesano, vicino a Marseille, credo, nel sud della Francia, è iniziato dunque da 2 anni più o meno. I capitani di Torino, sì. Sapendo che io l'ho conosciuto personalmente, hanno voluto che io scrivesse la testimonianza, ma oltre alla mia. Io ho scritto la testimonianza del padre Giuseppe Girotti di Torino, che fra breve sarà santo di Torino, patrono della Bibbia, e che era con me allora a Gerusalemme. Poi è andato a morire ad Dachau per aver troppo lavorato per salvare gli ebrei. Ah, ecco, bene, bene. E allora in quella testimonianza, più che nei ricordi, io ho fatto la testimonianza del padre Girotti che non poteva più farla. Bene, e poi l'ho fatta perché mi tremava la mano a scrivere, pensi a scrivere per il padre Lagrange. Ma l'ho fatta pensando che ormai sono pochi quelli ancora vivi che l'hanno conosciuto da solo. Quando c'è uno storico domenicano francese che ha scritto 2 anni fa un libro pubblicato nella corrispondenza delle lettere di padre Lagrange con i suoi superiori domenicani, il padre generale dei domenicani, un certo padre Cordier mi pare che si chiamava. Sì. Ora, l'ho conosciuto anche. Non tutte le lettere, però le lettere di tra i superiori di padre Lagrange a Gerusalemme al tempo cauto della crisi modernistica. E non ho veramente potuto leggere quel libro, ma siccome c'erano alcuni interrogativi su persone che citava eccetera, è venuto lui due volte al dibattito per chiedere chiarimenti su qualche accenno che fa il padre Lagrange, e insiste molto in quel libro sull'obbedienza di padre Lagrange, perché è stata una crisi molto dura, il periodo anche conflitto con Roma, con l'istituto biblico di Roma, ormai storie vecchie ma comunque reali. Per dire, Padre Lagrange è stato un modello a due livelli, per due aspetti fondamentali. Da una parte ha avuto il coraggio di fare, di sfondare, di aprire lo studio della Bibbia ai cattolici, il tempo del modernismo. Al tempo del Loisy. Al tempo del Loisy, ma mi ricordo bene, dice anche in uno dei suoi commentari, se ricordo bene il commentario a Luca, dice, al tempo di oggi, siamo qui nel 1915-20 così, ha cominciato con il Vecchio Testamento, poi con la crisi ha dovuto passare a nuovo, ha fatto il quadro con le terre e 4 Vangeli e dice la prima cosa da fare oggi le basi critiche. E dunque fa uno studio scientifico critico dei Vangeli. È vero, ci vorrebbe poi una tappa ulteriore che il teologo riprenda quel materiale e lo lega a livello più alto nella Chiesa. E dice in latino non omnia possumus omnes, non possiamo tutti fare tutto. Io come critico prendo la strada della ricerca biblica storica, faccio quel primo livello, però altri verranno dopo per raggiungere il secondo. Dunque abbiamo sentito che c'è un'altra cosa necessaria oltre il studio critico, e questo è stato fatto adesso dal Cardinal Concilio. Come vedete sono degli esempi, sono grato perché la signora abbia detto queste cose.